Sito, vamo a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Il classico 60 News di sabato sera che abbraccia quelle che sono le notizie della settimana, ma ne abbiamo avute tantissime in questo periodo. Noi per la terza volta che proponiamo le nostre facce e quindi una sovraesposizione nei canali di Telemia, ma lo facciamo con immenso piacere perché in questo periodo, in questa realtà abbiamo avuto anche l'opportunità di affrontare alcuni temi che sarebbero sicuramente passati inosservati. Abbiamo puntualizzato aspetti della nostra realtà, ci siamo soffermati anche a lungo per rivedere, per rileggere con una mentalità critica quelle che sono i fatti accaduti. Anche il sabato si presta ad alcune riflessioni che i giornali, specialmente quelli di stamattina, troveranno una debita considerazione nei talk show o nei salotti dove si parla di politica. Ma sfogliando i giornali di stamattina, una notizia colpiva i grandi quotidiani italiani. Forse in secondo aspetto è stata trattata questo argomento che noi parliamo e poniamo come punto di riferimento di apertura, la scomparsa del professor Stefano Rodotà, che i giornali tutti hanno definito un uomo politico di grandi aperture, di grande lungimiranza, che si è speso per quelle che sono le fonti del diritto e come i diritti possono essere garantiti alla nostra cittadinanza. Aveva 84 anni, un calabrese, figlio di Calabria, un giurista, un politico, un paladino di tante battaglie, così viene definito. Aveva 84 anni. Oggi e domani la Camera Ardente alla Camera, e la scomparsa del professor Stefano Rodotà è stata analizzata da tutti e da tutti il mondo politico, da tutto il mondo politico nazionale e regionale ha avuto unanimi consensi per quel che riguarda la sua adamantina vita trascorsa con grande lungimiranza, con una visione dei problemi. Più volte deputato, ma a livello europeo i suoi suggerimenti sono stati recepiti. Poteva essere forse eletto anche Presidente della Repubblica, ma come spesso accade, io credo che, Vito, e questo è, che i grillini non avevano visto male, lo diciamo oggi che il professore si è spento, ma era un piacere ascoltare i suoi interventi sempre pacati,
profondi, e più una volta ha usato la frusta per far sì che coloro i quali parlavano così a vanvera potessero rientrare nei ranghi. Per me questo era Stefano Rodotà. Figura straordinaria, è chiaro che non si dice adesso per quanto riguarda la sua candidatura alla Presidenza della Repubblica, perché in quella circostanza è stato eletto il Presidente Giorgio Napolitano, che non è assolutamente di meno quando si farà la storia. No, io dico la seconda volta. La seconda volta, sì, è stato rieletto Napolitano, no? Quindi non è assolutamente una figura che si può contrapporre, sono due figure di alto profilo che quando si scriverà la storia non sarà più cronaca, cioè sarà tanto da scrivere sulla presidenza di Giorgio Napolitano, che ha tenuto la barra per due mandati, un mandato e passa, perché è stata la prima volta che abbiamo avuto un capo dello Stato per due anni, poi si è dimesso. Comunque, al di là, è la figura di Stefano Rodotà, è di grande prestigio, e a me piace in questa circostanza fare una riflessione su quella che è stata l'intuizione del Partito Comunista di Berlinguer, che è differente da quello che si potrebbe dire a proposito invece del Partito Comunista di Togliatti. Negli anni 70 e subito dopo la vittoria del 75 nelle regionali, la grande avanzata, la conquista delle città, delle più grandi città italiane da parte del Partito Comunista, e la vittoria strepitosa, anche se in quel caso contenuta dall'altrettante vittoria della Democrazia Cristiana del 76, quando il Partito Comunista arriva al 34,4%. Sì. Bene, in quella circostanza il Partito Comunista di Berlinguer dà un grande spazio ai cosiddetti indipendenti nelle liste del PC. In quel caso Stefano Rodotà è uno degli indipendenti, è stato eletto come indipendente, pur provenendo, ed è stato scoperto ed è stato dato una grande visibilità da parte del Partito Radicale. Lui non accettò la candidatura nel Partito Radicale, l'accettò nel Partito Comunista come indipendente. Dicevo, quella è stata la stagione che poi seguì anche negli anni Ottanta degli indipendenti nelle liste del Partito Comunista. Ora, questa strategia berlingueriana non va letta in modo strumentale, nel senso, quella non era una strategia per accreditarsi come Partito Comunista. Noi sappiamo c'era un veto internazionale che impediva, come di fatto ha impedito, l'alternanza rispetto alla gestione democristiana della Prima Repubblica. Dicevo, non era strumentale quello di Berlinguer, ma era una concezione che fa del Partito Comunista Italiano una diversità nel panorama politico internazionale dei partiti comunisti. Perché? Perché prendeva a piene mani nella società tutto quel fermento che c'era nella società italiana. Per esempio, Stefano Rodotà non era un comunista, assolutamente, però aveva spazio all'interno di quel partito, così come altri, no? Pensiamo al mondo cattolico rappresentato all'interno del Partito Comunista, gli indipendenti cattolici eletti nel Partito Comunista di Berlinguer, i quali avevano lasciato, perché questa prima apertura si era avuta nel Partito Comunista con Togliatti nel dopoguerra, ma che avevano abbandonato il partito dopo il 1956, perché quel partito era ancora ancorato sulle schemi, schemi internazionali e anche schemi interni di tipo stalinista, mentre il partito berlingueriano aveva fatto una sua apertura in campo, diciamo, riformista socialdemocratico, e queste figure come Stefano Rodotà e i cattolici impegnati in politica, che avranno grande ruolo, no?
Franco Rodano, tutti questi indipendenti illustri, ma anche lo stesso Altiero Spinelli per quanto riguarda... diciamo che gli uomini che poi effettivamente hanno fatto la storia della nostra Repubblica, che se ne possa dire. Sono state linfa dal punto di vista... Avevano una grande concezione non soltanto della politica, ma erano uomini di grande apertura mentale, culturale, sociale. Riuscivano a capire ed interpretare quelle che erano le realtà dei tempi nuovi. Sotto questo aspetto noi oggi patiamo, quando più di una volta ti ricordi cosa diceva allora Gerardo Bianco, noi vorremmo la terza repubblica, ma la prima mi pare che era ancora più robusta di fermenti politici. Ma queste, per esempio, queste figure hanno anche contribuito in modo significativo a non solo alla democratizzazione dei partiti. Benissimo, all'apertura, specie il Partito Comunista, il quale aveva una visione anche di tipo organizzativo leninista strutturalmente, no? È stato fortemente aiutato da queste figure che poi erano figure al di sopra delle parti, non a caso loro si chiamavano indipendenti, perché in effetti loro all'interno del Partito Comunista, una volta eletti, esercitavano un ruolo di indipendenza, ma anche di apertura, quello che tu dicevi. Pensa un attimo a Stefano Rodotà, il quale introduce in Italia, no, quelli che sono oggi chiamiamo la privacy, tutto ciò che esatto, è stato uno di quelli che ha scritto le norme perché venisse dal Parlamento approvata questa legge. Stessa cosa per quanto riguarda le norme europee, insieme a lui Altiero Spinelli scrive la Costituzione europea. Quindi sono figure di grande prestigio, le quali naturalmente operavano ma io credo che queste figure pure hanno aperto quella stagione delle riforme, e all'interno del vecchio PC che poi diventa PDS, DS, PD, ha modificato quella visione stalinista della politica. Cioè oggi, se tu vai a paragonare il PD alla vecchia nomenclatura, uno non si rilegge. Ecco le famose frange della sinistra che non vogliono accettare e di vivere questa ventata dei tempi nuovi. Anche se, per esempio, pure queste figure avevano un loro radicalismo, ma era di tipo di pensiero, di tipo culturale, no? Si pensa, per esempio, a Stefano Rodotà, nell'ultimo referendum ha assunto una posizione contraria al no, dichiarata, voluta. E dice, motivata pure. Era motivata perché, e questo bisogna dirlo, tutti gli indipendenti, ma nel caso specifico la figura di Rodotà, era molto legata alla struttura della Costituzione repubblicana, che costituiva un faro di riferimento. Infatti nel caso del professore Rodotà era un costituzionalista. Ma sentirlo parlare, affrontare problemi profondi con un linguaggio molto semplice, che faceva sì che anche la povera gente o quelle persone che non avevano grande lungimiranza politica capissero e poi dessero successivamente un contributo a livello dialogico, si anche intende. Dal punto di vista, per esempio, lo si notava subito, per esempio il professore Rodotà è stato candidato in Calabria, era molto presente ad esempio nelle tornate elettorali nella Locride, no? Roccella era un punto di riferimento, una tappa dei suoi comizi, ma non erano dei comizi. Ecco, anche qui si vedeva la differenza tra il politico di professione, quello che veniva la folla, e invece, infatti, i comizi del professore Rodotà erano una lezione, era professorile, nel senso che entrava nel cuore dei problemi, li illustrava con grande semplicità, accessibilità per l'uditorio, ma non erano i comizi classici proprio della Foga, che era proprio della contrapposizione militante di quegli anni. Era uno ragionare pacato, e hanno messo... Ma pure quando doveva redarguire, e noi l'abbiamo visto nei salotti televisivi, i suoi contraddittori, lui molte volte si arrabbiava perché vedeva ragionamenti sconclusionati, però mai con l'astio. Ciò faceva capire
dove vi erano degli errori e quali erano le motivazioni di fondo che lo spingevano a sposare quelle tesi. Sì, ripeto, era un piacere ascoltare il professore Rodotà, perché erano delle lezioni vere e proprie, e poi questa funzione all'interno delle istituzioni, cioè, uomini delle istituzioni erano gli indipendenti nelle liste del Partito Comunista, erano, e si sono dimostrati anche nel tempo uomini delle istituzioni che avevano senso dello Stato, senso delle istituzioni, mai, ecco quello che dicevi tu, lo stile, ecco, quando si vedono quegli atteggiamenti nella Camera dei Deputati, oggi quella caduta ti fa vergognare, no? Lo stile di Rodotà era lo stile professorile, gentile, educato, proprio di chi ha una sua carica elettiva, ma carica elettiva non di facciata, è incarnata nella persona. Ma vorrei a questo punto, ecco, diciamo che noi non abbiamo voluto parlare molto perché siamo, come si dice, Rodotà pendenti, ma perché riteniamo che da questa dipartita possano venire fuori momenti di riflessione per chi fa la politica a tempo pieno e acquisiscano stili per migliorare determinati atteggiamenti e comportamenti che non soltanto turbano la coscienza degli uomini liberi e degli uomini onesti, ma non possono minimamente accettare quello che avviene nelle istituzioni, dove addirittura spesso e volentieri la Camera dei Deputati può divenire un gran e lascia a voi intendere. Infatti, ma poi mi è piaciuto ed è fatto bene, per esempio, il quotidiano della Calabria, sottolineare che è un calabrese. Quindi siamo orgogliosi di aver avuto questa figura all'interno del panorama politico, culturale e nazionale di grande prestigio. Oggi naturalmente è scomparso, ci uniamo al dolore di tutti coloro che hanno apprezzato e che apprezzano la figura e lo stile di Stefano Rodotà. Ci sono altre due cose che dobbiamo prenderle. Una è una notizia di prima pagina che poi ci richiama all'interno, e vorrei che ci soffermiamo molto sul quotidiano del Sud. Due notizie. Una sta prendendo piede nel territorio anche nazionale, un'altra invece ci riguarda più da vicino. Una riguarda il presidente di Legambiente, che parla di valutazione immaginaria, è una notizia che viene dalla Lamezia, bandiere blu, i comuni pagano. A questo punto non è che penso che si scopra l'acqua calda. I comuni hanno sempre, per avere questa bandiera blu o altri tipi di bandiere, questi vessilli che vengono svolazzati o che garriscono al vento, vengono sventolati sì, ma unitamente a qualche altra cosa. Qui si parla che i comuni ogni anno al costo di 3.500 euro. A noi non ci costa, ma se lo dicono, e lo dicono poi gli addetti ai lavori, qualche cosa ci deve essere, che la valutazione che fa la FE è immaginaria e non scientifica. La denuncia dal palco del Festival Trame a Lamezia del vicepresidente di Legambiente e sugli ecoreati la conferma della criticità della Calabria. E parole molto dure. Sì, però ecco, ogni anno quando arrivano queste cose c'è questa lotta. Una querela che poi non approda a nulla. Allora, questa lotta di informazione tra Legambiente, che è un'organizzazione ambientalista che certifica anch'essa. Ma se certifica e lo dice, debbono mettersi ciascuno le mani sulla coscienza. Allora, perché noi siamo stufi di sentire queste cose, ma anche i comuni che sono chiamati indirettamente in causa, che alzano la voce se hanno ragioni da vendere. Aspetta, allora che cosa stavo dicendo? Nel momento in cui ogni anno c'è questa diatriba, no, tra Legambiente, che assegna anch'essa una certificazione, le cosiddette vele, no?
famose 5 vele vengono assegnate, le vele vengono assegnate dalla Lega Ambiente. E invece per quanto riguarda la bandiera blu, come si dice nel linguaggio inglese, le bandiere blu è un altro tipo di certificazione internazionale di un organismo sempre di materia ambientale che certifica non solo la qualità delle acque, ma certifica la qualità anche dei servizi che vengono forniti. Quindi c'è ogni anno quasi qualcuno che si deve prendere, diciamo, inquirente e giudicante. Allora, questo naturalmente fa male, perché anche questa polemica che c'è stata al Festival Trame, cioè quello sulle praticamente il Festival dei Libri sulle mafie a Lamezia Terme, il Lega Ambiente, per il tramite del suo rappresentante, la figura rappresentativa in Calabria, Andrea Dominiani, dice che per quanto riguarda la certificazione che fa, tra virgolette, la concorrenza della federazione sulle bandiere blu, invece questa delle bandiere blu non ha i crismi, secondo lui, della scientificità e i crismi dell'attendibilità. Ora, questa diatriba tra due organizzazioni, due organismi che dovrebbero anzitutto convivere e avere un po' anche di decoro e di pudore, di non rompere l'anima alla gente, perché più di una volta che cosa dicono? Tu metti poi in discussione tutti e tutti, dirai che queste bandiere non sono altro come quelle famose, le medaglie di Totò. Allora, il problema, per questo ti dicevo che fa male sia al Lega Ambiente. Ma allora stesse fa male. Perché o si mettono, senza mettersi in competizione, ma si mettono a lavorare sullo stesso terreno, che è quello di informare. Ecco, perché se poi l'informazione diventa una diatriba, sfocia in quello che dicevi tu, nelle famose patacche, che non rendono credibile nessuno. Neanche quando nel Lega Ambiente e chi attribuisce bandiere blu. Non rendono un servizio a quei comuni virtuosi i quali si impegnano su questo terreno. Ora, fermo restando che qualsiasi certificazione per espletare una pratica si paga, ora io non penso che questa federazione internazionale, che è una federazione peraltro a livello internazionale, che in Europa ha sede in Danimarca, opera in particolare ha un occhio puntato pure sul bacino del Mediterraneo, proprio per la criticità che questo bacino presenta. Ora, non si tratta di dire chi fa bene o chi fa male, una cosa è certa, allora, i comuni quali hanno sia le vele, le famose 5 vele, sia la bandiera blu, a questo punto dovrebbero essere al massimo della tutela possibile, perché non si contraddicono. Mentre io riesco a capire tu dove vuoi arrivare. Il problema Roccella non ci tocca. Allora, per esempio, nel caso di Roccella. Anche perché io ho capito, nel caso di Roccella sia la bandiera blu sia le 5 vele. Ecco, voglio, però non ci sono delle contraddizioni, allora. Per esempio, sulla Ventotene. Anche anni fa c'era una contraddizione, mentre cinque blu e l'altro Lega Ambiente diceva che era maglia nera, invece per l'altra invece era il plus ultra. Ora, per quale motivo si verificano anche questo tipo di contraddizioni? Ho voluto andare a verificare come vengono assegnate queste quali sono i parametri che loro assegnano. I parametri differiscono da questo. Per quanto riguarda la federazione internazionale che assegna le bandiere blu, ha qualcosa come 33 parametri che riguardano l'educazione ambientale e l'informazione che c'è su quelle spiagge, la qualità delle acque, la gestione ambientale complessivamente considerata e in particolare i servizi di differenziata e poi i servizi e le sicurezze sulla stessa spiaggia. Quindi sono una serie, ha un occhio puntato, è proprio in stile, diciamo, nord europeo, che guarda ai servizi, non solo alla qualità delle acque in sé. Ora, naturalmente, questa campionatura viene fatta o attraverso enti certificatori a loro volta, per esempio per quanto riguarda le acque, lo fanno attraverso dei soggetti pubblici che forniscono questi dati,
alcune cose sono autocertificate, altre osservano dei parametri che devono naturalmente corrispondere a quei criteri che vengono fissati. Lega Ambiente invece, attraverso Goletta Verde, che fa questo monitoraggio delle acque, fa dei prelievi, delle campionature, e quindi si punta più sulla qualità delle acque rispetto al resto dei servizi. Quindi sono due angoli visuali completamente, non dico completamente differenti, ma sono angoli di posizionamento puntati, una nel caso di Lega Ambiente più sulla qualità delle acque, invece per quanto riguarda la Federazione Internazionale per le Bandiere Blu guarda anche alla qualità dei servizi. Ora, al di là, quindi non vogliamo entrare in questa, in questa diatriba, dire soltanto che questa diatriba fa male. Ora, tanto per anche quella tua osservazione, dice, i comuni, in particolare i comuni che sono detentori di questo riconoscimento, è giusto che chiedano ai sia all'uno che all'altro un chiarimento, perché pensa, in Calabria nel 2017 noi abbiamo 7 bandiere blu. 3 si trovano in provincia di Cosenza e sono Praia Mare, Rosseto Capospulico e Trebisac. Abbiamo 2 a Crotone, Ciro Marina e Melissa. Abbiamo una sola a Canzaro, che è Soverato. Abbiamo una sola bandiera blu in provincia di Reggio Calabria, che è Roccella Iona. No, ma no, sai, mentre tu parlavi, io andavo a giocare qui sul touch screen il conferimento della bandiera blu al comune di Roccella Ionica sul molo Sventola, bandiera blu. Oggi al Porto delle Grazie, Roccella Ionica. Ecco, per esempio, eccetera. Ora, voglio dire, queste notizie che vengono ad essere veicolate molte volte turbano anche quella che la coscienza dei nostri amministratori, ma delle stesse comunità, è l'impegno che viene ad essere molte volte vanificato. Ecco, e non si può minimamente accettare che si parli e si sparli, anche perché viene meno anche la credibilità di chi ha le mani pulite e la coscienza tranquilla. Allora, questo tipo di diatribe, questo stavo per dire, ora per esempio in questo momento al Porto delle Grazie c'è il presidente nazionale per quanto riguarda la Federazione delle Bandiere Blu, che è Claudio Mazza, no? Ed è una figura di primo piano che viene in Calabria, viene a Roccella Ionica per appunto fare questo tipo di riconoscimento e quindi partecipare a questa festa del riconoscimento. Ora, un punto va assolutamente chiarito, che queste due associazioni che operano sullo stesso campo non devono entrare, non solo, ma ti vorrei farti una cosa, non ma so, tu, ma tu pensa questa notizia in prima pagina. Io mi riferisco a tutto, che tu hai voluto citare Roccella, e leggendo quello che i giornali poi promano a Roccella, allora il presidente, il sindaco della città metropolitana, Giuseppe Falcomatà, l'assessore regionale alle politiche ambientali, Antonietta Rizzo, il presidente del consiglio regionale, Nicola Irto, concluderà i lavori il presidente della Federazione Italia, Claudio Mazza. In buona sostanza, questo sta avvenendo mentre noi stiamo conversando, una manifestazione di questo genere, che sicuramente, anziché essere una festa, diviene poi un momento di riflessione dove coloro i quali intervengono sono costretti a porre anche rilievo su quello che i giornali oggi hanno veicolato. Ma perché, cioè, ecco, ma no, non si parla di vanificare l'impegno di amministratori, i quali non vanno a chiedere, a cercare patacche, ma si impegnano sul terreno amministrativo a fornire servizi, ecco, per esempio per quanto riguarda la funzionalità dei depuratori, sono tutti parametri che la federazione controlla. Ora, se viene meno questa credibilità attraverso una polemica strumentale, perché prende la bandiera del primo posto tra o Lega Ambiente o la Federazione Bandiere Blu, questo fa male agli No, io sono convinto che da questa polemica escono con le ossa rotte tutte e due le associazioni, non solo, ma mettono in discussione e vanificano il lavoro, il sacrificio di tante amministrazioni, che specialmente oggi, che siamo nel periodo
iniziale di questa stagione estiva, nel momento in cui si attendono delle persone o degli ospiti, o chiamiamoli anche impropriamente turisti, ad affollare le nostre spiagge, noi le ridirottiamo su altri lidi perché manchiamo di una determinata credibilità, e questo non ce lo possiamo permettere. Questa è la critica che bisogna fare a queste dichiarazioni che vengono fatte peraltro in un'assise regionale di grande importanza come l'assise di Trame, questo festival del libro che è legato peraltro all'ambiente, alle ecomafie, no? Ora, è giusto che ci sia un chiarimento e non ci sia questa lotta tra organismi che hanno una grande loro visibilità a livello nazionale su questi temi. Si spendono dal punto di vista del volontariato, peraltro, non sono organismi che operano chissà per quale fini di lucro. Voglio adesso a questo punto portarti su una cosa che ti ha visto, come si dice, indirettamente, che hai preso una certa posizione. Sul Quotidiano del Sud io trovo una notizia molto ma molto interessante, ecco perché vorrei che tu riflettessi su una tua presa di posizione come capo d'istituto di una determinata scuola ben precisa. A Briatico prende fuoco un pullman, tanta paura per i turisti. Può apparire una notizia così, una come tante altre, fatti che accadono. Ma io molte volte vorrei mettermi nei panni di un capo d'istituto, organizzare gite, anzi chiamiamoli col termine viaggi di istruzione, e poi trovarsi in situazioni imbarazzanti. Perché per chi ci ascolta da casa, per le famiglie, più di una volta è una realtà sentita. Nella scuola, ti faccio l'esempio dove va mia nipote, a Roma, i ragazzi li hanno portati in un'altra città d'arte, a Firenze, 2 giorni, 2 pernottamenti, 3 giorni. Ma li hanno voluti portare per mutuare esperienze, perché credo che su Roma ce ne sono musei e resti di antichità a non finire, però li hanno portati in un'altra città d'arte come Firenze. Noi siamo costretti spesso a viaggiare su mezzi su gomma. Cioè non abbiamo una stazione, ci porta in un'ora, un'ora e mezza e via dicendo. Responsabilità per quel che riguarda i viaggi, il capo d'istituto che poi diventa il cirineo di tutti i mali. Però quando va male è colui il quale diventa oggetto non soltanto di, come diventa il cirineo di turno, ma tutti gli strali vadano addosso al capo d'istituto. Chi ha vissuto queste cose le sa. Io vorrei da te adesso una riflessione per quel che riguarda, ormai dice, i viaggi per l'anno scolastico in corso sono tutti nelle meritate vacanze, una riflessione pur ci vuole. Anche sulla, questo è riferito anche al turismo, no? Cioè andare a certificare la qualità del servizio. Noi prima parlavamo di Legambiente, di Bandiera Blu, di 5 Vele e tutto il resto. Ora, questi sono aspetti importanti che nell'ottica europea, ecco, noi questa cultura l'abbiamo ereditata, devo dire che è stato dato un grande contributo da parte dell'Unione Europea anche a livello normativo. Se noi la nostra normativa nella sfera della qualità dei servizi l'abbiamo cominciata ad affrontare, era molto impegnato da questo punto di vista il professore Rodotà, è dovuto a questa legislazione europea, a questa cultura europea che abbiamo recepito nel nostro ordinamento. Ora, tutti i servizi, compresi naturalmente questi dei trasporti, vanno secondo me certificati proprio per dare sicurezza all'utente. L'utente che cosa chiede? In tutti i sensi, chiede di avere una qualità ottima di servizi, livelli alti di sicurezza, specie nel caso nostro, dove la maggior parte dei trasporti, come tu dicevi, avviene su gomma. Allora, questa va assolutamente garantita, che non significa solo ed esclusivamente vedere se il mezzo è revisionato, se il mezzo ha le gomme non lisce,
bisogna vedere qual è la vetustà, qual è l'invecchiamento del mezzo, perché noi operiamo in un territorio, l'ho scritto anche per Riviera di recente, in cui noi troviamo bei servizi apparentemente di facciata, dei servizi di trasporti, però andiamo a vedere da dove vengono questi autobus, se sono nuovi di zecca o se sono autobus rematricolati e ben verniciati, perché poi non meravigliamoci se succede quello che è successo e che tu leggevi prima su, per quanto riguarda questa notizia, non so per quale motivo è avvenuto questo incendio, ma questo è già il terzo caso che si verifica in Calabria dall'inizio dell'anno tra l'aeroporto di Lamezia Terme e i collegamenti verso i luoghi balneari più riconosciuti della nostra regione. Per quale motivo? Perché anche qui la certificazione dovrebbe essere esterna, dovrebbe essere fatto per gli autobus, quello che avviene per come si chiama? Per gli alberi, l'attribuzione delle stelle. E l'attribuzione delle stelle va fatta attraverso una qualità ben visibile. Io metterei per gli autobus la stessa cosa che avviene per gli alberghi. Tu come identifichi una struttura alberghiera? Dici 5 stelle, l'identificazione del marchio sull'insegna delle 5 stelle ti dà una qualità del servizio. Una stella significa che tu hai una qualità che è sempre proponibile. Ma sui mezzi non si può fare perché quello allora, che invece non è vero. Perché col passare degli anni si deteriora allora, i mezzi. Allora, ma anche la struttura si deteriora. Non è questione soltanto del mezzo che si deteriora. Ebbene, e questo è una, secondo me, un passaggio che deve avvenire, perché già a livello europeo esiste la classificazione dei mezzi di trasporto. Non è affatto vero. I paesi nord europei hanno la classificazione dei mezzi di trasporto. Anno per anno. E lo stesso mezzo passa da una numerazione all'altra. Non solo. Uno dei motivi per cui noi siamo arrivati in ritardo, per esempio per quanto riguarda i mezzi di trasporto, le emissioni per l'inquinamento, noi siamo arrivati in ritardo rispetto a paesi come i paesi nord europei o la stessa Germania e Austria che hanno abbiamo visto pure che cosa hanno fatto per quanto riguarda le emissioni dei gas. Allora, e non è un caso che molti di quegli autobus acquistati in questi paesi viaggiano qui da noi e non viaggiano in quei paesi. O meglio, viaggiano anche in quei paesi. E allora ci dovrebbe essere una normativa. No, c'è una normativa e c'è anche un incentivo per cambiare continuamente questo tipo di mezzi di trasporto. Perché questo? Perché favorisce anche e fa proprio della cultura ambientale di quei paesi, cioè favorisce il rinnovamento del parco macchine. Però dobbiamo pur pensare un'altra cosa, che questi mezzi costano centinaia di migliaia di euro. Costano, ecco. Allora, il costo di questi mezzi, allora, però ti voglio dire anche un'altra cosa, e torniamo a un punto che non è stato mai sufficientemente affrontato. Così come le strutture alberghiere della regione, anche che sia la regione a rinnovare il parco macchine. Aspetta, anche per quanto riguarda i servizi di trasporto ricevono contributi agli OSA. Allora, vuoi almeno che la regione o l'ente che concede questo tipo di contributi metta dei paletti ben chiari, in modo tale che chi sale su un mezzo sappia che quel mezzo abbia una sua data di immatricolazione ben visibile, non solo che ci sia scritto Regione Calabria, ma che ci sia, tu vedi per esempio gli autobus delle linee Calabro-Lucania, no? Che sono servizio regionale, no? C'è scritto pure chi è Regione Calabria. Che cosa cambia se a fianco a quello ci scrivi su quel mezzo qual è l'anno di fabbricazione? Per quale motivo l'utente non... Allora ti faccio un esempio, vedi qui. Io devo sapere se Malta, salgo su un autobus allora, del 1990 Malta, o del 2000. A Malta ci sono tutti pullman nuovi. Ma tu forse non ci crederesti, ma più di una volta io ho preferito prendere quei pullman che hanno il motore all'interno del mezzo. Ti dico il perché, sono residui bellici, oppure pullman che hanno un'immatricolazione degli anni 50,
ma loro mettono in esercizio questi autobus proprio per una caratteristica bella e buona. Tu giri nell'isola e pur sapendo che il mezzo ha quelle caratteristiche peculiari. E allora dico, non soltanto un pullman che ha le porte che si aprono automaticamente, ma preferisci anche andare e viaggiare, ma non di sempre, ma, di tanto in tanto, anche su quegli autobus. Ma questo non ti impedisce, non ti dico che non devono viaggiare. È giusto però che il cliente, l'utente di quel servizio, io voglio sapere se salgo su un autobus qual è l'anno di matricola. E la cosa più bella, sai, perché, perché lì non ci vengono. Perché tempo. Il turista, scusi, allora il turista che viene, che ha una cultura europea, no, perché se no è nel senso chi viene all'aeroporto di Lamezia Terme e noi stiamo facendo un grande sacrificio per portare sul nostro territorio. Ti spieghi il perché quando vai a Firenze al parco dove c'è il terminal di Fortezza del Basso, tu trovi tutti questi autobus fiammanti e di ultima generazione con il segnale interno di sicurezza se ti avvicini troppo, con tutti i sistemi che oggi ogni giorno tutto cambiano. Con telecamere. Allora è la stessa cosa, tu devi essere in grado di offrire qui, perché quel turista esigente che va a Firenze ha le stesse ti dico che la massima trasparenza. Beh, la massima trasparenza la deve pretendere, secondo me, anche e soprattutto quella regione che dà l'auti finanziamenti, e non solo, anche lo Stato stesso. Allora, dovrebbe imporre. Quanti sono gli incentivi che si danno in materia turistica? Sanno finire. A Bizzeffa. Noi non avremmo avuto una struttura adeguata se non ci fossero questi. La regione Calabria. Dobbiamo essere onesti. La regione Calabria quanto ha investito sulle strutture? Da questo punto di vista abbiamo il massimo. Dobbiamo dare merito. Non è opera solo degli imprenditori, perché altrimenti diamo un'informazione sbagliatissima. Non avrebbero avuto nemmeno l'opportunità, esatto, di cambiare un solo autobus. Esatto. Quindi ci sta, per esempio, pensi tu le agevolazioni sull'IVA? L'IVA su alcuni servizi turistici è del 10%, non è del 22%. Quindi ci sono delle attenzioni da parte degli enti pubblici, da parte dello Stato, che secondo me fanno sì che lo Stato debba pretendere determinate qualità di informazioni. Io non sto parlando qualità di informazioni. Io l'altro giorno non stavo per prendere un autobus, io mi ponevo il problema, come se lo pongono questi che vengono, esatto, dalla Repubblica Ceca, immagino, no? Allora, andiamo. Ma abbiamo detto queste cose perché parlando molte volte tra il Seto e Faceto, io ho detto prima, quegli autobus col motore all'interno e con il cofano, ma erano vai. Questi qui hanno come punto di riferimento far capire a chi va nell'isola che questi, ma la gente lo prende proprio come un revival. Vabbè. E per suonare, quando dovevi fermarci, c'era una cordicella che girava attorno. Vabbè. Allora, ora vi è anche una realtà che bisogna pur vedere dalle nostre parti. Io non so a questo punto quale spiegazione dare, che un dossier di avviso pubblico sulle minacce avvenute nel 2016 agli amministratori, e quindi una Calabria sotto tiro, una democrazia nel mirino. La provincia di Reggio Calabria poi ha un primato molto negativo, perché pare che sia una di quelle province dove vengono ad essere, come si dice, poste in essere tanti momenti di avviso ai nostri amministratori, stai attento. Cioè sono cose che forse nel 2017 non avremmo mai voluto sentire parlare, si tratta di argomenti anacronistici, però in un anno sono stati 475 gli atti intimidatori, sale la tensione poi in una, questo qui era durante la campagna elettorale. Io credo che anche su questi temi ciascuno di noi dovrebbe riflettere. Una candidatura sì, ma non una candidatura che sia oggetto di scambi.
non una candidatura che molti vogliono e pretendono per forza, e poi vanno incontro a delle realtà così negative. Molti non riescono a percepire l'errore che viene ad essere fatto nel momento in cui bussano alle porte di turno per invocare o per chiedere una votazione o per chiedere suffragi elettorali. Però spesso pure alcune intimidazioni cadono per altri motivi, ma da noi c'è un aumento pazzesco. Bisogna riflettere su questo stato di cose. Allora, su questa notizia e su questo rapporto che dà Avviso Pubblico sul grado di intimidazione nei confronti di amministratori, la Calabria è maglia nera, ha superato la Sicilia e la Campania. E la Campania. E questo è un dato preoccupante. La provincia più critica la provincia di Reggio Calabria. Questo la dice lunga sullo stato di disagio che vive il nostro paese, territorio. Ma io partirei dal dato anche più complessivo, perché tempo fa e da molto tempo, in particolare il procuratore Gratteri, che su questa materia è il massimo forse degli esperti che operano, questa macchia della presenza si fa molto, molto pregnante al nord. All'interno di Avviso Pubblico c'è il raddoppio in regioni come l'Emilia Romagna e come la Toscana, che erano aree indenne fino a decenni fa di questo fenomeno. Quindi le intimidazioni nei confronti degli amministratori si sta allargando. Certo, le regioni come la Calabria sono maglia nera su tutti i fronti, e questo deve indurre, da questo punto di vista, devo dire che l'impegno che negli ultimi tempi c'è stato sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, anche con forme dure tipo scioglimenti di consigli comunali, si è fatta sempre più forte. Certo, ci sono i cosiddetti garantisti che hanno buone ragioni anche per elevare le loro proteste, però quando il tema diventa così scottante e quando la situazione diventa così critica, è giusto che lo Stato adotti anche maniere forti, che forse sono limitative, e lo sono di certo, della democrazia, però c'è un dato pregnante, è un dato di pericolo che deve necessariamente richiedere una forza anche dal punto di vista, senza guardare per il sottile alla sfera solo ed esclusivamente democratica, ma quella più complessiva di sicurezza dei cittadini. Ora, quando in questo rapporto di Avviso Pubblico sono i sindaci al primo posto, e questo naturalmente pone un problema di gestione. Io mi metto nei panni di un amministratore locale, chi vuol fare attività politica amministrativa, che è uno dei più grandi servizi, lo dobbiamo sottolineare, che possa essere reso a un territorio, operare in queste aree con questa cappa e con questo tipo di fucile vero e proprio, la spada di Damocle, diventa assolutamente, però molte volte più duro se la va a cercare, assolutamente, sai. Impossibile. Allora, diventa assolutamente impossibile, non si dicono queste cose, assolutamente non si possono dire, censurato. Noi dobbiamo mettere in risalto che esiste una difficoltà oggettiva nel nostro territorio per fare gli amministratori, e lo dimostra Avviso Pubblico, il rapporto Avviso Pubblico Lore. E quindi coloro i quali che si spendono dal punto di vista sul piano dell'onestà, del loro impegno, vanno sicuramente ritenuti meritevoli
di lode, perché operare in queste condizioni, in una condizione e un contesto ambientale oggettivamente difficile, è veramente da, io non voglio abusare del termine di eroe, perché non si tratta di essere degli eroi, ma sicuramente persone che mettono a rischio anche la loro persona e quelle dei loro familiari, non è assolutamente giusto. Quindi lo Stato deve stare al fianco degli amministratori onesti, deve far sentire la sua presenza, e la sua presenza deve essere pregnante. Benvengono tutti gli interventi straordinari, ma deve essere messo in chiaro che vanno tutelati gli amministratori che operano su questi territori e che operano onestamente. Però pure che, ma anche che i nostri amministratori prendono coscienza di questo stato di cose. Certo, guai se non fosse così, però io mi pongo nei panni di un amministratore onesto, e ci stanno. Per carità, non si può fare tutto il buon fascio. Io dico, che i nostri amministratori devono avere coscienza e consapevolezza del ruolo e di mettere delle barriere molte volte che possono apparire molto semplici da valicare. Ma questo dato di avviso pubblico, che è molto preoccupante, per questo dico è molto preoccupante. Anche come messaggio per chi vuole spendersi onestamente a fare attività politica nel nostro territorio, perché questo, se non c'è uno Stato che prenda sul serio e prenda con dovute vigore e forza questo problema a piene mani e lo risolva, perché non si può risolvere un problema economico se non si sradica questo tipo di fenomeno, tu non avrai mai amministratori. Una vasta area di amministratori che si impegna su questo terreno, perché ripeto, l'amministratore onesto che su questo territorio si spende dentro queste difficoltà è da lodare ed è veramente da portare. Ma voglio dire, nel momento in cui non si scende a compromessi, tante cose andranno sicuramente per il verso giusto. Però questo ruolo di protezione dello Stato, ma è lo Stato che deve intervenire pure. Lo Stato deve avere questo ruolo di protezione, sì, il ruolo sostitutivo quando occorre, ma saper discernere e fare in modo tale che le altre due parole, perché altrimenti perché questo è molto interessante. È una notizia che vede la Città del Vaticano, l'intervista. È un articolo che noi diciamo a tutti di poterlo rileggere sotto tanti aspetti. Questo è il Papa, Don Milani, e quindi la scuola e il museo I Care. Non era un marxista ma un prete vero. Questo è una cosa, perché la Chiesa ne pensa, il Cardinale Bassetti, e la visita di Francesco a Barbiana sulla tomba di Don Mazzolari. È un qualcosa che a distanza di tanto tempo viene ad essere riletto sotto un'altra visione, sotto quella visione più giusta. Don Milani, un prete di frontiera, un prete che insegnava a coloro i quali a scuola non ci andavano, e metteva in evidenza in quella scuola di Barbiana un mondo che avremmo dovuto rileggerlo in una visione critica, non ora, non 70 anni dopo. Va bene, ma innanzitutto è da sottolineare. Cioè, perché dico questo, questo che è importante. Alcuni personaggi debbono essere diretti. Il Papa, lo abbiamo visto in diretta su Rai 1, è stata mandata in settimana questa bellissima scelta di Papa Francesco, che si dimostra essere veramente, da questo punto di vista, profetico e intuitivo anche nei messaggi. Ha fatto visita a Bozzolo, alla figura di Don Primo Mazzolari, e a Barbiana alla figura di Don Lorenzo Milani a 50 anni dalla morte e dalla pubblicazione di Lettere a una professoressa. Ora, questo, il fatto che il Papa si rechi a Barbiana significa una cosa, è molto significativo, molto e lo ha detto nel suo intervento, anche incontrando i familiari e i ragazzi, gli ex ragazzi di Barbiana. Ha restituito quello che non è stato il riconoscimento che non gli è stato fatto in vita, né a Don Primo Panzolari, né tantomeno, cioè, perché dicevo, né oggi tantomeno a Don Lorenzo Milani e alla scuola di Barbiana. E il suo intervento, io l'ho voluto vedere sia nella diretta televisiva di Rai 1 e sia su due cose 2000. Nel servizio che
TV 2000, la televisione del Vaticano, ha fatto tutta una serata intera. Peraltro il giorno 26 ricorre il 50° anniversario della morte di Don Milani. Ora, il Papa che cosa ha detto? Ha restituito a queste due figure quello che è stato la loro funzione e il loro messaggio profetico che dura fino a oggi. Quella Chiesa di allora che non li ha compresi, anzi li ha perseguitati, oggi quella Chiesa si ispira, la Chiesa di Papa Francesco, si ispira a figure di primo piano come Don Primo Mazzolari e come Don Lorenzo Milani. E questo significa anche che è una Chiesa che sa guardare i propri errori, è una Chiesa che sta a fianco all'errante, ma capisce che anche spesso è stata in errore. E il riconoscimento che fa questo pontificato, questo ruolo che ha svolto, sta svolgendo Papa Francesco, significa anche restituire alla Chiesa quella sua vocazione evangelica che in quel periodo, quando viveva, ha operato sia Don Primo Mazzolari, sia Don Lorenzo Milani, che si affacciava e quindi era in pieno Concilio Vaticano II, però c'erano residui di Chiesa che erano ancora ancorati a una visione superata dalla storia. Nessuno adesso in questo momento, nessuno ricorda quello che è stata l'azione del vescovo Florit contro Don Lorenzo Milani. Ma perché Milani. Ma Don Lorenzo Milani è tradotto in tutto il mondo. Dicevo a Vito, io ragazzino ero allora, feci il concorso magistrale, la mia opera di approfondimento e per quel tempo era una visione innovativa, era Lettera ad una professoressa, perché sembrava proprio un sistema innovativo con i programmi del 55 di quella scuola che poi ci ha visto protagonisti sotto tutti i punti di vista, quella scuola idealistica che però ha dato anche grandi risultati, non dobbiamo dare il merito, anche se a distanza giustamente di tanti anni, Barbiana, Don Milani, Don Mazzolari assumono il ruolo che gli compete, ma nello stesso tempo diciamo che erano stati antisignani di un mondo che sembrava quasi anacronistico, che non potesse mai raggiungere. E conferma una cosa, che le figure profetiche nell'immediato non vengono assolutamente riconosciute, ma viene riconosciuta dalla storia e vengono riconosciute nel tempo. E amici telespettatori, con questa visione del Papa che dice da Don Milani un bel segno, non era un marxista, ma un prete vero di una chiesa degli umili, una chiesa che si apriva al mondo e percepiva quelle realtà innovative, migliorative, per dare a chi ne aveva tanto bisogno quel supporto per poter crescere. Non una scuola elitaria, classista, ma una scuola democratica, una democrazia partecipata. E con questi sentimenti, amici telespettatori, ci salutiamo da voi, vi ringraziamo per aver voluto sintonizzare sui nostri canali e vi auguriamo una buona serata e un buon proseguimento con i nostri programmi. Playa in Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna.
Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.